Che senso ha farsi una cura sperimentale genetica, pericolosissima, perché sono migliaia di reazioni avverse, centinaia di migliaia di persone, cioè migliaia di morti ormai li stiamo vedendo, che tanti non vengono neanche conteggiati, no? Quando con le cure, abbiamo visto con le cure domiciliari eccetera di medici che non hanno usato il protocollo, quello ufficiale della tachipirina e vigile attesa, e poi li intubavano in ospedale pieni di trombi, con le cure normalissime che fanno questi medici usando azitromicina, clorochina e l'eparina a basso peso molecolare, li hanno salvati tutti. Ma perché dite che è una dittatura sanitaria il vaccino? È una dittatura sanitaria, cioè adesso voglio dirti, tu hai la mascherina, no? Allora questa mascherina qua non serve assolutamente a nulla, te lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I virus lavorano a 10 alla meno 9 sull'un miliardesimo di metro. Tu se vuoi prevenire il virus, come dicono loro, che poi non ha senso, siamo l'ultimo paese in Europa che continua a mettersi la mascherina in questa carnevalata, dove il virus tu non lo fermi assolutamente con queste mascherine, dovresti mettersi un scafandro come quelli che vanno per il discorso dell'Ebola in Africa con l'ossigeno.